Ha già fatto tappa all'ospedale di Sciacca per ben due volte il nuovo commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia. Lo ha fatto prima ancora dell'insediamento ufficiale avvenuto ieri ad Agrigento, alla presenza dell'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, dei parlamentari regionali del territorio e dei vertici sanitari e amministrativi dei cinque ospedali della provincia. Sono consapevole delle difficoltà, ma animato dalla passione e dalla volontà di risolvere i problemi della sanità agrigentina, ha dichiarato il commissario Zappia. La passione che mi porta a fare questo lavoro, che è uno dei più difficili al mondo, anche perché abbiamo a che fare con persone che stanno male. Io originariamente sono un medico, poi mi sono occupato di organizzazioni sanitarie, quindi il fatto di avere il rapporto medico-paziente, di aiutare una persona a poterla curare o aiutarla a stare meglio, è quello che mi contraddistingue come cultura. Il fatto di Agrigento, so che è una piazza difficile, quindi non ho nessuna illusione di poter fare facilmente le cose che voglio fare, però sono abituato che quando, intanto ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace, ho studiato e studio tanto, continuo ad aggiornarmi, ho la fortuna di avere dei collaboratori e di aver conosciuto fino adesso, poi spero che ce ne siano anche altri, delle persone che sono in gamba, sarà difficile, complicato mettere tutto questo a sistema e fare in modo che al di là delle buone intenzioni tutto il sistema possa andare così come tutti noi ci auguriamo, cittadini e persone che soffrono per primi. Da oggi io sono investito di questa mia nuova funzione e ringrazio l'assessore per l'onore che mi ha dato, che è anche un impegno, no? Però io sono abituato, allora, una cosa che poi mi troverete nella mia vita professionale ad Agrigento, come è successo negli altri posti, io mi muovo sempre, andrò a parlare anche con l'ausiliario, con la persona, andrò nel pronto soccorso, andrò a vedere l'ambulatorio, andrò a vedere la pulizia, andrò a vedere i fiori se ci sono, se è tagliato. È un modo di fare perché la forma non è la sostanza, ma serve. Allora, noi baderemo alla sostanza come organizzazione, come persone, come strutture, come tecnologia, ma i nostri ospedali e i nostri ambulatori dovranno essere puliti. Sono una serie di cose, però prima gli ospedali e il distretto. Io già in 5 giorni ne ho visti tre. Prima che finisce questa settimana, quindi fra oggi e domani, io andrò a vedere anche Canicattì e Licata. Settimana prossima che tornerò farò il giro dei distretti. Alla cerimonia di insediamento del nuovo commissario ha partecipato, come dicevamo, l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha voluto fare il punto sull'emergenza Covid-19 anche in relazione all'allarme migranti degli ultimi giorni. Da alcune settimane, da quando si stanno insediando i nuovi vertici di tante aziende, mi è capitato di avvertire il senso di responsabilità e il dovere di essere presente io all'insediamento per due ragioni. Anzitutto per creare un meccanismo di squadra che è fondamentale quando ci si occupa della salute dei cittadini e poi anche per il dovere del ringraziamento. La sanità della nostra regione è stata ed è impegnata in prima linea in una straordinaria emergenza come quella del coronavirus e quindi essere nelle aziende, poter incontrare i vertici aziendali, poter ringraziare loro tramite i tanti professionisti che operano all'interno di ogni azienda sanitaria per me è un fatto importante. Ad Agrigento c'è un buon clima, si è lavorato molto bene anche perché si sono dovute affrontare tante emergenze, non ultima quella dei migranti. La situazione per quanto riguarda la Sicilia va certamente depurata di due dati. Il primo è quello relativo ai migranti. Sui numeri complessivi del mese di agosto hanno un peso significativo perché sono oltre 130 solo i migranti positivi. Poi ci sono alcuni cluster che si stanno individuando e delle misure che il presidente Musumeci sta assumendo anche in queste ore per chi fa rientro da alcune aree territoriali. Grande attenzione, utilizzo di una mascherina il più possibile e sempre, rispetto delle regole di buona precauzione e soprattutto tutela. Lo dico sempre in queste giornate, soprattutto ai più giovani, tutela nelle abitudini di ogni giorno.